Ciao, vi sto gustando una cosa nuova che ho preso. Sono andata su un posto nuovo, non avevo dietro la fotocamera, per cui non ve l'ho fatto vedere da fuori, però i prodotti che ho preso meritano che ve li faccia vedere. Allora, sono andata su un posto che hanno aperto qui vicino, che vendono prodotti pugliesi. Vi faccio vedere quello che io ho preso. Oltre a quello che ho preso, io avevano vino, olio, alla pasta, quella col nero di seppia, avevano varie confetture, sughi vari formaggi. Io vi faccio vedere quelli che ho preso io. Questo sarebbe lo scontrino, si chiamerebbe caseificio Mongelli. E ho speso, ci ho lasciato lì 34,10 euro. Allora, ho preso queste orecchiette bicolore, questa mozzarella farcita, questa burrata, come vedete, l'ho già assaggiata e vi devo dire che è veramente, veramente buona. Ho preso questa qui, che è tipo una scamorza, però fatta con funghi e peperoni. Me l'ha tagliata a fette e mi ha detto di rosolarla leggermente in padella, che viene una cosa eccezionale, per cui ci devo provare. Di qua ci sono i nodini con la panna, assaggiati anche questi, super buoni. E quando ho aperto il video mi stavo gustando i taralli pugliesi alla cipolla. Vi devo dire che questi qua in zona, di solito taralli ce ne vendono, perché ne vendono al supermercato. L'altro giorno li avevo visti anche dal fruttivendolo, però niente in paragone a questi. Questi sono veramente, veramente buoni. E sono, c'è scritto che c'è, adesso non so se la videocamera lo inquadri, l'eccellenza artigianale pugliese. Qui c'è questo sito internet, compagniadellepuglie.com. Ma vi devo dire che veramente a me mi sono veramente piaciuti. Ho voluto iniziare questo vlog e farvi vedere questi acquisti, perché ne sono veramente soddisfatta, proprio di gusto mi piace. A parte questa, che la devo ancora assaggiare, anche questa, ma questo e questo che ho già assaggiato sono veramente, veramente ottimi prodotti. Visto che lì vicino c'è anche una pasticceria, ho preso questi due prodotti. Allora, questa si chiamerebbe chiocciola e all'interno ha la confettura di fragole. E questi sarebbero i classici baci di dama. Allora, sono qui nella mia dispensa, però prima di tutto volevo farvi vedere cosa ho preso da Frescovario e dopo farvi una panoramica più ravvicinata della mia dispensa. Ed ecco qui quello che ho preso da Frescovario, che è un negozietto che vende surgelati. Allora, iniziamo dai dolcetti. Ho preso il tiramisù e questa qui, che assomiglia alla torta della nonna, che è fatta così. Poi, sempre di surgelata della Melinda, ho preso lo strudel, però ho preso questo che è di mela e frutti di bosco. Una confezione surgelata di zuppa di funghi con porcini di questo marchio Sartor. Poi passiamo al merluzzo, diciamo, tra virgolette. Allora, ho preso questi bocconcini merluzzo dalla Norvegia con panatura ai semi. Questi li ho già assaggiati, mi sono piaciuti, per cui li ho ripresi. Qualcosa di nuovo, ho preso le crocchelle ai cereali, panatura ai cereali con lievito madre, fiocchi di farro e orzo integrale, questi qui. Poi fish and burger di merluzzo d'Alaska, questo mai assaggiato, e anche questi non li ho mai presi. Ho preso il fish and burger del marchio Mare Pronto. Il salmone tagliato a lama, non ho più pallida idea che gusto abbia. Poi ho preso i pancakes, questi surgelati, i rosti croccanti, che sono quelli di questo marchio Austria. Dovrebbero essere patata e formaggio, se non erro.
ferro, perché adesso so di averli già presi che mi erano piaciuti. Però guardando gli ingredienti, patata, olio di girasole, fecola, sale, destrodio, cipolla, liofilizzata, spezia, praticamente non hanno il formaggio, questi sono semplicemente patate. E per finire, mai prese, perché non è questo il marchio che di solito prendo di patate per fare le patatine fritte, ho preso questo marchio, sono quelle patate fatte così. Perché di solito, ve le faccio vedere da di qua, di solito prendo questi a bastoncino. Però mi ero un po' stancata e ho deciso di prendere queste qui fatte in questo modo. Iniziamo questa panoramica della mia dispensa partendo dal congelatore, così poi lo chiudo che ho rimesso i prodotti che vi ho appena fatto vedere. E poi lo chiudo. Allora, qui dentro come dispensa ciò, da questo lato carne, c'è sia pollo che maiale che coniglio, per cui c'è un po' di tutto, sono negli vari strati. Qui ho messo i prodotti che vi ho appena fatto vedere, mentre da questo lato, vedete, qui ci sono i sacchetti del pane, praticamente pane fresco preso, tagliato a fettine e congelato. E di qua invece c'è il reparto di dolcetti, che sono quelli che vi ho fatto vedere più sotto, ce ne sono degli altri. E di qua ci sono le zuppe, anche queste surgelate. Dovrebbe essere questa i carciofi e questa, ma queste sempre i carciofi e vellutata di asparagi, se non erro, e queste confezioni, mentre di qua c'è una confezione di soffritto surgelato misto. E di qua ci sono questi toast che praticamente al posto del pane c'hanno tipo i rosti che vi ho fatto vedere prima, c'hanno questo strato di patate fatto, non so come, penso che sia tipo rosti, perché lo hanno, infatti si chiama toast croccante di rosti di patate, e qui vedete hanno fatto i due lati al posto del pane con i rosti e al centro c'è il prosciutto e il formaggio. Chiudiamo questo congelatore e passiamo di qua. Allora, beh, di qua c'ho casse dell'acqua a volontà, perché ce ne sono sia qui sotto che qui. Di qua c'è una lattina d'olio che devo ancora aprirla, vedete che è ancora super surgelata, e quest'olio l'ho preso in un negozietto dove vendono prodotti dalla Sicilia, per cui infatti c'è scritto qui vero sapore di Sicilia. Questa è la confezione dove tengo la videocamera di cui vi sto parlando. Qui sotto c'è del vino, che non sono cose mie. Qui continuiamo con l'acqua. Qui ci sono un po' di misto di detersivi. C'è della polvere, lì c'è il detersivo liquido, il calgo, lo smacchiatore, questo qui della Grey, che se avete i colletti, specialmente delle camicie, che portandole si macchiano di quel marroncino, io lo chiamo marroncino da sudore, con questo smacchiatore riesco a togliere le macchie. Qui una dispensa di ammorbidenti, perché questo qui dei tesori d'Oriente, se quando ci sono le varie chiusure, alla famiglia trovo, non sempre, ma delle volte trovo solo questo qui al muschio bianco, mentre la mamma non lo trovo perché ho fatto un po' di scorta. Il calgo, qui lì c'è lo sgrassatore Chanteclair, queste qui sono quelle palline assorbi profumo, assorbi umidità agrumate, che lo devo ancora, una l'ho usata e una la devo ancora usare. Poi di qua ci sono delle patate prese al mercato agricolo. Beh, lì ci sono delle confezioni di guanti, di ancora quando bisognava portare anche i guanti. Panno carta tutto.
Di qua poi c'è la dispensa del miele, queste sono le mie confezioni di miele, lì ci sono i guanti per lavare i piatti, lo Schiffer XL, questo qui per i pavimenti, lì c'è un sacchetto qua dentro, delle pochette che non uso, dovrei quasi quasi gettare via, giusto per liberarmi e fare più spazio, perché sono messe lì da anni, vorrei dire, e non le uso. Allora, adesso vi ho fatto vedere la parte sotto, mentre la parte sotto ci sono queste bottiglie che non servono a me, che servono a Davide quando il vino da lì lo mette qui dentro. Poi di qua c'è un altro rifornimento sia di detersivi che di scatolami. Qui dentro ci sono i lavapiatti, i profumatori per il WC, l'anitra WC, lo sgorgante per il lavandino. Qui ci ha messo altre bottiglie, c'è un po' di confusione, ma comunque per il momento riusciamo a trovare quello che cerchiamo. Di qua c'è un po' di scatolame, ci sono i ceci, i fagioli, i piselli e le confezioni di sugo di pomodoro, confezioni di pesche sciroppate, ananas sciroppate, maionese, vasetti di peperoni alla brace, quelli sottaceti, io li chiamo sott'olio anche, dovrebbero essere sotto, ci dovrebbe essere anche i carciofi, maionesi varie, i dadi, qui c'è anche il radicchio sott'olio che ho preso al mercato agricolo perché ho visto, ne ho già una confezione aperta in frigo, ho visto che è buono per cui l'ho ripreso. Maionese sempre qui, maionese e la salsa barbecue, riso, brodo star che è quello mio preferito, qui c'è un misto dei vari brodo star, c'è il brodo di pollo, il brodo di manzo, il brodo di carne mista. Passiamo al reparto più dolce. Qui abbiamo, beh, a parte i bibanesi, lì ci sono le patatine fritte, queste qui di San Carlo, Nutelle, marmellate, cioccolatini vari. E questi sono i dolcetti che vi avevo fatto vedere all'inizio del video che ho preso e li ho messi qui. Qui dietro invece ci sono dolcetti presi al supermercato, specialmente i Lotus, io li trovo molto buoni. Del latte, qui ci sono delle barrette, sia barrette di base cioccolatosa che barrette, queste qui con i cereali, i fiorentini che li uso per fare colazione. Poi di qua c'è il croccante. Questo croccante l'avevo preso ancora il periodo di Natale, ma visto che c'ha la scadenza abbastanza lunga, lo devo ancora mangiare perché mi sembra. Non ho neanche fatto caso, dovrei un attimo guardare se c'è anche in questo periodo, però ho preso questo perché è quello più o meno duro, perché c'è anche i semi di sesamo, c'è un po' di tutto che lo rende meno duro e più croccante, più morbido, diciamo, da mangiare. Passiamo di qua, reparto bottiglietta d'olio per friggere, io uso l'olio di arachide, di solito prendo sempre questa marca Sagra e l'olio di arachide questo. Di qua ci sono le varie confezioni di tè, un po' di misto tè. Beh, questo qui della Pompadour, la Winter Collezione, che vi ho fatto vedere anche in vari svuota la spesa, a me piace, l'ho preso. C'è della Lipton, mi sembra, questi qui. Aiuto, sta cadendo tutto. Cerco di fare spostamenti giusto per guardare. Sì, è del marchio. Questa e anche questa sono queste confezioni della Lipton, dove ci sono i tè con la bustina a piramide, come vedete al centro della confezione. E li mettiamo a posto. Mentre di qua ce n'è uno della Twing che è infuso lampone e melograno. Qua dietro scorta di Coca Zero e di Pepsi, questa qui è limone, le confezioni di Oran Soda, questo qui è Chinotto e qui c'è una confezione di tè Vita Snella,
quello al limone, il limì che va sempre mangiato, va sempre, io non lo uso, ma è Davide che lo usa sia nel tè che nell'acqua, per dirvi fa dei miscugli di limone. Orange soda, acqua e questo è il suo miscuglio. Poi passando di qua, beh, qui ci sono vasetti che non utilizzo più, è un pezzo che non utilizzo. Di qua invece c'è la dispensa di prodotti da bagno. Qui c'ho la scorta dei miei shampoo. Ho fatto un po' di scorta perché specialmente questo shampoo, l'antiforfora Garnier Citrus, questo non lo trovo sempre dappertutto. Per cui ho fatto un periodo in cui ne ho prese varie confezioni e lo tengo qui come scorta. Poi c'è quello rinforzante, qui c'è una scorta di balsami, qui ci sono le saponette, sia quelle che prendo in bioprofumeria che quelle della Kiehl's, e sotto ci sono quelle di Bottega Verde, e queste sono saponette che perché Davide si lava con le saponette, io invece uso questi liquidi, mentre Davide preferisce le saponette. Scorta di bastoncini per le orecchie, i cotton fioc. Scorta di deodoranti, scorta di dentifrici, scorta di doccia, di bagno doccia. C'ho questi tre che sono di Bottega Verde. Qui c'è un altro balsamo, mi sembra che cosa ci fa qui? I balsami di solito vanno tenuti qui. E qui sotto poi c'è un miscuglio di lavamani, ma sempre del marchio Bottega Verde. Qui beh, ci sono questi nuovi della linea Nuovo Delicato Bouquet. Questo qui cos'è? È vaniglia nera, se non erro, il tiare. E ci sono varie profumazioni. Qui sotto c'ho il ricambio degli spazzolini, quelli normali, e un po' di cotone. Che vi devo dire, questi dischetti di cotone non li uso più molto, perché da quando ho preso i dischetti lavabili per struccarmi, questi li ho un po' accantonati. Ok, li tengo qui, non è che li getti via, li tengo qui se eventualmente mi servono per fare dell'altro. Però per struccarmi ho imparato a utilizzare questi dischetti, quegli dischetti lavabili, e quando sono troppo sporchi che non riesco più a pulirli, li getto via e li sostituisco con uno nuovo. Però un dischetto lavabile, specialmente in questo periodo, io lo uso 6 mesi, mi basta tranquillamente, per cui quando si prendono i dischetti lavabili non è che te ne vendono solo uno, per cui c'ho una confezione di 7, mi sembra, e fino adesso ne ho utilizzati solo 2, per cui c'ho il mio tempo per finirli. Di qua abbiamo la scorta di carta igienica, anche qui c'è parecchio materiale. Per finire, beh, qui sono regali vecchi, non mi ricordo neanche più chi me li abbia dati. Di qua c'è il vecchio acquario che sarebbe anche da gettarlo via. Per chi non lo sapesse, io anni fa avevo voluto provare a prendere l'acquario, l'ho tenuto per un periodo. Però poi, sinceramente, è bello da vedere, però è duro da tenere pulito. Non so se sia la mia zona dell'acqua, però specialmente qui il vetro era da passare tutti i giorni, poi i pesci dava fastidio, perché quando si doveva dare un lavaggio veramente di pulizia, i pesci li dovevo togliere, mettere su un'altra boule col dell'acqua e pulire bene l'acquario. Per cui veramente, sinceramente, per me non consiglio di prendere acquari, specialmente se avete l'acqua che ha problemi di pulizia. Ok, beh, di qua praticamente in questo momento qui si è sporcato ad aprire e chiudere. Forse dovrei pulire anche questa maniglia, perché vedo che facendo così lo sporco viene un po' via. Però non l'ho mai pulita. Vedete che qui sopra qualche volta ci passo con la spugnetta, per cui
rimane pulito, però c'è questo e poi c'è questa riga che non so da cosa sia stata provocata, perché questa qui, come vedete, non viene via. Non ho la più pallida idea, ma diciamo che di per sé il congelatore per il momento funziona. Ed ecco che vi ho fatto vedere la mia dispensa. Non vi ho fatto vedere lì sopra perché lì sopra non c'è cibo. Ci sono delle tovaglie, una pentola, quelli sono i chiari dell'auto che sono stati sostituiti perché non rimanevano più attaccate le lampadine e non c'è cibo, per cui ho lasciato perdere quella parte e questa sarebbe la dispensa. Lì sopra c'è il bastoncino che di solito, in questo momento lo vedete vuoto, quando è periodo di salami o di cotechini, appena acquistati, se non si vogliono mangiare subito, vengono appesi in quella trave e poi vanno utilizzati nel tempo. Tornata di sopra, qui c'ho la lavatrice che sta facendo il suo lavoro con un paio di camicie, ma mi faccio rivedere perché volevo dirvi che quella dispensa che vi ho fatto vedere, sia congelatore che tutto il resto, congelatore ancora qualche volta succedeva che lo riempivo, però veramente la dispensa, quella che vi ho fatto vedere a parte, quella è una questione che è così piena per il periodo, perché se no vi assicuro che fino a gennaio dell'anno scorso c'era metà dei prodotti che avete visto adesso. Adesso, presa dall'ansia di avere prodotti in casa, che se eventualmente ci sono delle varie chiusure, non sono costretta a fare la corsa al supermercato perché mi mancano prodotti, per cui è per questo motivo che in questo momento l'avete vista così piena. Se no, di solito vi assicuro che, come vi ho detto, che a gennaio dell'anno scorso c'erano metà prodotti. Mi è venuto in mente che certi prodotti non ve li ho fatti vedere, che fanno sempre parte, tra virgolette, di dispensa, anche se li tengo qui sopra in cucina. Lì c'è il riso che devo un attimo alzarmi per arrivare anch'io in questa dispensa. E mentre qui dietro ci sono confezioni di pasta, qui c'è la confezione di pasta grande, mentre di qua ci sono confezioni di pasta, questa qui piccolina, che uso per le minestre. E qui ci sono degli spaghetti che, anche se non fa parte della stanza che vi ho fatto vedere prima, anche questa qui sarebbe una dispensa di pasta che ho messo qui. Mentre qui sotto c'è della polenta taragna, ci sono i tè che già uso, che sono quelli che ho in uso adesso per fare colazione. Ci sono i tonni, qui dietro questo tè e questo budino. Aiuto, cosa ho? Sì, è caduta la confezione di Rio Mare perché ne avevo messa una sopra l'altra. Qui dietro c'è il tè, vedete, ci sono confezioni di tè, il salmone. Queste sono confezioni di tè finite che dovrei portarle di sopra e prepararle per fare i video dei prodotti finiti mangiarecci. Dopo, beh, di qua invece c'è, beh, a parte le mollettine, di qua invece c'è il pane grattugiato e il sale. Qua sopra tengo i profumatori, quelli per le goccioline, per il diffusore di profumo, quello a vapore, che le tengo qui visto che le goccioline che vi dicevo vanno messi su questi diffusori. Uno è del marchio Durante, uno è del marchio Bottega Verde, l'ho preso con i punti. Mi piacciono entrambi perché entrambi hanno il timer, per cui posso metterli in funzione 1 ora, 2 ore e poi si spengono da soli, e per me questo è molto molto utile. Dopo, di là, dentro quelle porte ci sono i prodotti per lavare i piatti, per la lavastoviglie, mentre di qua c'è un'altra piccola dispensa. Qui sotto c'è, beh, queste sono bottiglie vuote di olio che mi servono per mettere l'olio che vi ho fatto vedere prima in lattina, a parte questa che è quella in uso adesso. Poi qui sopra c'è rifornimento di lì dietro di zucchero,
Poi qui davanti ci sono delle farine, il lievito per quelle poche volte che faccio un po' di dolcetto. Lo so che vi ho appena fatto vedere la mia dispensa e il mio congelatore che è abbastanza pieno di prodotti, però visto che io desidero mantenere più o meno la quantità di prodotti, li utilizzo nel tempo quelli che vi ho fatto vedere. Sono andata a farmi una micro spesa. Ho speso 50 euro, adesso non so neanche se c'ho lo scontrino o cosa. Comunque vi dico che ho speso sui 50 euro e ho preso due confezioni di coca. Ho trovato i Ferrero Rocher le uova scontate, per cui ne ho preso una. Ho preso una bottiglietta d'olio. Poi, per questa sera mi sono presa questi tre tipi di carne. Allora, il fegato sicuramente lo cucino perché altrimenti cambia colore. Poi volevo fare i petti di pollo e questa pancetta qui di suino che di solito mi piace, per cui ho intenzione di cucinarle tutti e tre e quello che poi avanza va finito domani. Comunque questa sera ho intenzione di fare la cena con questi prodotti e volevo aggiungerci queste erbette. Ne ho prese anche due confezioni, per cui questa sarà la mia cena. Poi ho voluto provare a prendere questi bagigi. Ne ho prese due confezioni perché sono confezioni da 200 grammi. E c'è scritto che sono biologici, to arachidi tostate biologici. Speriamo che siano buone. Io poi le apro, guardo quanto sono cotte, se no altrimenti ci do un'altra passata in forno. E poi eccolo qui lo scontrino che vi dicevo che ci ho speso, ecco qui il prezzo giusto, 53,29 centesimi. Ho preso anche queste tre pagnottine di pane, dello zucchero, perché visto che ho intenzione di fare una crostata, intanto mi sono presa lo zucchero, perché ho guardato le uova, però non avevano la scadenza abbastanza lunga, per cui ho preferito non prenderle. Casomai la settimana prossima vado qui nel negozietto vicino che di solito c'ha le uova con scadenza dai 20-25 giorni, che a me va bene. Ho trovato questo gelato, che ormai si sta sciogliendo, di questa marca. E ho trovato la vaniglia, per cui ho deciso di prenderlo. Per la prima volta ho preso le gocciole, quelle wild, quelle con farina integrale e cioccolato fondente, giusto per cambiare dagli soliti. Poi qui dentro c'è del latte, la Pepsi e l'Oran Soda. Questa sarebbe comunque la mia micro spesa che mi sono fatta oggi. Adesso metto via la spesa che vi ho appena fatto vedere, poi dovrei stirare le camicie e la mia giornata dovrebbe finire così. Visto che non vi faccio vedere in questo vlog, non inserisco lo stiraggio delle camicie, anche se certe volte so che se vi ricordate, in certi vlog vi ho fatto vedere anche che stiravo. Comunque, in questo vlog vi dico solo che devo anche stirare. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!